Lavoro in Unione, il progetto rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni, che vuole offrire loro l'opportunità di sperimentarsi in nuove attività a favore del comune, è approdato anche al Palazzo del Territorio, con il progetto Restauro in Unione, lavori di manutenzione di arredi infissi in legno e in ferro. Da quant'è che avete iniziato questa esperienza? Una settimana più o meno. Ok, e venite qui tutti i giorni e quali sono le attività che fate principalmente? Il primo giorno abbiamo messo su un'opera d'arte in un'arcata e poi levighiamo le finestre o gli infissi. Ok, e vi sta piacendo questa iniziativa? Sì. E cosa, finora qual è la cosa che vi ha divertito di più? Metterlo per l'opera d'arte, sì, sicuro. Lì è un'opera di Enrico Versari, che è un artista di Faenza. E abbiamo montato l'impalcatura dove è seduto Daniele e abbiamo legato quest'opera con dei fili di acciaio e dopo l'abbiamo tirato su l'impalcatura e Daniele l'ha appoggiata al muro e l'ha legata tutta. Le caratteristiche, diciamo, principali di quest'opera, le più interessanti? Si chiama il senso dell'ordine, no, non so. Vabbè, perché è stata fatta con dei graffi, cioè i graffi su, cioè uno strato di compensato, poi ci sono altri strati di altri materiali e graffiandolo con un materiale che si chiama carbone è riuscito a fare delle scale con, cioè si chiama il senso dell'ordine perché ha detto che il genere umano riesce a trovare il disordine anche dove c'è l'ordine. Ok. Quanto tempo avete impiegato per... Quattro ore, 5 ore. Sì. Possiamo anche riprenderla. Prima di... cioè, non era già qui, la possiamo andare a prenderla nello studio Enrico e l'abbiamo preparata e prendendo tutte le misure su un foglio e dopo le abbiamo riportate sul muro. Qua abbiamo carteggiato le finestre per cavare la vernice vecchia che c'era, che poi riempiremo i buchi con lo stucco e dopo sarà pronta per fasi successive e la verniceremo. Noi è già il secondo anno che chiamiamo ragazzi adolescenti a cimentarsi con dei lavori che servono al comune. Noi in particolare qui all'interno del nostro territorio abbiamo un museo che è il museo del territorio, il MUST, e quindi questi ragazzi che vengono si pongono, insomma, si confrontano con le opere, gli arredi, le manutenzioni, quindi è un lavoro molto importante perché noi mettiamo a disposizione un tutor che sta con loro il 100% del tempo, li segue, li controlla e soprattutto gli insegna come si fa a lavorare il legno, mantenerlo, a verniciarlo. I risultati sono eccellenti perché lo scorso anno i ragazzi che sono venuti hanno fatto un lavoro stupendo, hanno contribuito a fare un'opera d'arte in legno e quest'anno invece facciamo manutenzione del palazzo, quindi vedono un comune che funziona e direi che è molto importante questo aspetto di cimentarsi con un lavoro che va a mantenere i beni comuni della collettività.